Buongiorno a tutti, anche stamattina iniziamo il nostro fototeller e come sempre mi collego con Mosè, sperando che sia già in linea. Mosè, mi senti? Sono qua, sono in linea anch'io, dai. Benissimo, allora stamattina a te come al solito l'incarico di presentare il nostro ospite, che oltretutto abbiamo una sorpresa, perché non è solo. Sì, esatto. Allora, oggi è la puntata per i ghiotti. Oggi è una puntata per i ghiotti. Allora, innanzitutto oggi intervistiamo un grande professionista che si è cimentato in vari settori, la moda, il ritratto, ha fatto mostre, però ha una forte predilezione e specializzazione nel settore del food, quindi del cibo. La sorpresa, come dicevi tu, nasce da questo fatto. Lui si presenta con sua figlia, lavorano insieme e se vuoi è singolare il fatto che padre e figlia lavorino insieme sullo stesso soggetto. Non è soltanto un ricambio generazionale, ma è una cooperazione fattiva, capito? Non è soltanto un passaggio di testimone, è il fatto che padre e figlia lavorano insieme. Questo secondo me è molto bello. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci anche con loro. Certo. Pronto, Eccoci Paolo? qua. Sara? Ci Eccoci. sentite? Ciao. Buongiorno, benvenuti, Ciao a tutti, benvenuti, grazie. Buongiorno. benvenuti. Voglio innanzitutto ricordare a tutti, per quelli che c'erano per quella sera, che Paolo Castiglioni è stato nostro ospite già all'Accademia, con una serata che ancora oggi ricordiamo con tanto piacere perché ci aveva dato veramente tanti suggerimenti. Quindi rinnovo l'invito perché possa venire un'altra volta da noi, magari accompagnato da Sara che l'altra volta non c'era. E quindi lascio la parola a Mosè. Vai. No, la prossima volta prendiamo solo Sara. Prendiamo solo Sara. No, prendiamo anche Paolo che è stato Sto affascinante nelle sere che è venuto a presentarci le scherzando. sue fotografie, Paolo assolutamente. e Sara, tra l'altro io devo dire un'altra cosa, perdonami, loro sono comparsi in un'intervista nell'Image Mag di luglio-agosto 2019, per cui questa è una cosa importante, hanno raccontato la loro storia, perfetto. Io faccio una domanda a loro, signori, siamo chiusi, la cosa giusta la stiamo facendo, stiamo in casa per non contagiare noi e gli altri, per salvare noi e gli altri, stiamo facendo un grande sacrificio. Il giorno che aprono le gabbie, che tolgono le manette, qual è la prima foto che fate? Il primo scatto che fate volentieri? Allora, il primo scatto parlo io. Vai, vai. Sì, mi dai la parola. Il primo scatto che voglio fare è tutti gli amici insieme, una foto di Oh, gruppo. che bello, bravo, hai ragione. Perché è quello che ci manca. No, non andrei a fotografare di sicuro un risotto o una pasta asciutta. No, anche perché quelli abbiamo continuato a fotografarli. Noi abbiamo un bellissimo studio in campagna dove stiamo lavorando a casa nostra e quindi non ci siamo mai fermati in realtà di lavorare, dando supporto a tutte le aziende che in questi giorni hanno continuato a fare consegna a domicilio piuttosto che a lanciare e-commerce o cose di questo tipo per adattarsi a questa emergenza. Infatti, quindi avete lavorato anche per l'emergenza, quindi in un certo senso. In un certo Sì. senso sì, abbiamo fatto cose che non erano richieste, non sarebbero state richieste. In tempi normali. Una domanda, padre e figlia, no? Perché ripeto, non è un passaggio di testimone, non è un'azienda lasciata alla figlia. Lavorate insieme, come fate? Ci sono delle difficoltà, è facile, difficile, Hai litigare. un'altra domanda anche? Litighiamo tanto, Mosè, poi facciamo la pace ogni volta. E mio Davvero. padre da piccola mi ha insegnato una cosa importante, mi diceva sempre: ti vuoi arrabbiare un'altra volta? Se ti vuoi arrabbiare un'altra volta, adesso te la devi far passare. Ah, capito. Quindi litigio come opportunità, È no? salvifico, è salvifico, Come perché confronto. come confronto, ho capito. Se Sì, non c'è litigio, certo. non c'è confronto, non c'è la messa in comune delle cose. È Allora. ovviamente complesso perché ognuno ha un suo progetto, una sua idea che giustamente deve essere così. Quindi noi dobbiamo trovare delle mediazioni rispetto ai lavori che facciamo. Quindi a volte lavoriamo con dei compiti diversi sul set, no? Per cui chi progetta la foto la porta avanti, l'altro fa diciamo, da aiutante e viceversa, insomma. Mi spiego, per cui se lei ha il progetto della foto con quelle tartine ricoperte, fa quella roba lì, io gli do un supporto per quanto riguarda illuminare quel set lì, anche se magari il set non mi piace.
cioè, oppure non è quello che vuole. E fare. Non lo nasconde mai, Mosè, se non gli piace. Ah, capito, mai una volta non che lo nasconde faccio... mai, è sempre molto trasparente. Ma Paolo lo conosciamo, dai, su. E un filtro ogni tanto potrebbe metterlo, però va bene. Però arrivano anche i complimenti ogni tanto, dai. Certo, sì, no? Sì, sì, sì. Vedi? Questo sì, però arrivano, ma però alla fine quello che conta è che vengano fuori delle buone foto, a prescindere da quello che vuole uno, perché ovviamente bisogna essere anche disposti ad accettare che altri sappiano fare delle cose belle, no? Per cui, sai, però lavorando assieme a volte c'è lo stress del lavoro, dei tempi di consegna, del tempo di produzione, e quindi qualche piccolo moccolo vola. Ascolta, io una cosa importante che riguarda voi due e che riguarda un po' le tendenze di oggi, no? Se io adesso vado di là da mia mamma e accendo il televisore, un canale che cucini qualcosa c'è, cioè il cibo è diventato un po', non dico di moda, un'esigenza forse, c'è voglia di cibo cucinato, no? Le varie cucine, quando fanno una puntata turistica fanno sempre vedere cosa si mangia anche in quella zona. Questo aspetto mediatico ha un corrispettivo anche nella fotografia? C'è una domanda più ampia, più settorializzata, più specifica? Cioè il fotografo oggi lavora di più o di meno? Il fotografo oggi, allora sicuramente il cibo è molto diffuso ed è già qualche anno che è così. Ci sono anche tante persone, tante food blogger, tante persone appassionate che si sono riversate in questo mondo, quindi non è che lavora di più o di meno, è un lavoro diverso che si deve confrontare per fortuna anche con chi non è professionista, perché devo dire che talvolta dai non professionisti che si sono riversati sul mercato proprio per questo interesse verso il cibo, nascono dei suggerimenti o delle idee che magari non so, che magari non sarebbe stato possibile esplorare solo all'interno della fotografia commerciale. Perciò è un ruolo, certamente il fotografo professionista dà determinate, diciamo, garanzie. Ed è richiesto, secondo me, a determinati, cioè sono grandi aziende che si permettono il fotografo professionista, mentre magari la piccola bottega o realtà più piccole non riescono, sebbene ci sia più richiesta di immagini, perché abbiamo tutta la comunicazione social, abbiamo tantissimo bisogno di contenuti, però a questo a volte non corrisponde un numero maggiore di ingaggi. Ho capito. Una cosa ti chiedo, a questo punto andiamo nel vivo della situazione, no? Perché di fronte avete un popolo di fotoamatori, no? Sono quelli che tra l'altro vivono l'Accademia di Fotoattualità. Io vedo in questi giorni nei social, in questi giorni che siamo chiusi, che siamo in casa, no? Gli scatti domestici al 70% sono cibo. Oggi faccio le tagliatelle, oggi faccio la pizza, oggi faccio questo, oggi faccio quell'altro. Cioè, c'è la voglia di scattare queste cose. E molte foto sono, ahimè, un po' debolucce, diciamo, nel senso che sono fatte così all'impronta. Che consiglio date a chi in questo momento, tra poco, fra mezz'ora, scatterà la foto, visto che siamo quasi mezzogiorno, scatterà la foto del suo cibo? Posso parlare io ogni tanto? No, allora, il consiglio che do è quello di raccontare delle storie, non di raccontare dei piatti. Cioè, i piatti vanno bene, se fanno la pizza va bene, però a me piacerebbe sapere dov'è questo posto, come sono fatti, come è fatto il forno con cui cuociono la pizza, come è fatta, come sono vestiti. Cioè, voglio dirti, voglio raccontare un pochino l'ambiente in cui questo avviene, perché se no le pizze sono tutte uguali. No, le pasta asciutte sono tutte uguali, i risotti sono tutti uguali, non è vero, ma allora voglio dirti se il piatto, l'accessorio che tu metti in tavola, oppure tu fai una cosa, metti in tavola il piatto che stai cucinando e così via, con degli accessori magari che fanno parte delle tue idee di come vorresti una tavola apparecchiata, di un tessuto, di una cosa, cioè mettere in scena delle storie, questa è la cosa che io ritengo che abbia più sapore, più forza, non so, Sara. La pizza è la tua cucina, la pizza è il tuo tavolo, la pizza è gli accessori,
Certo, quindi un po' di coerenza da questo punto. Ma a volte abbiamo visto dei lavori, la pizza, il piatto pieno, il piatto vuoto, no, tutto pulito, certo. Tutto disordinato. Cioè, voglio dirti, no, com'è finita, com'è la cucina che dopo, quando hai finito di mangiare, la montagna di piatti o di pentole che sono rimaste lì da lavare. Cioè, racconta un pochino la vita e non solamente l'aspetto estetico di questa storia, no, che è il piatto pronto bello di lasagne. Cioè, voglio dirti, è questo che voglio raccontare. È l'esercizio un po' di raccontare la poesia delle giornate, non sì. Solo di documentarle, ecco. Ah, bene, quindi un aspetto poetico e narrativo della giornata. Quindi. È un valore. Io rimpiango di non poterlo fare perché non ho tempo. Ho capito, bravo. Sì, Franco, sì. Ti diamo qualcosa anche sulla tecnica, cosa dici? Assolutamente, io direi innanzitutto, vabbè, che obiettivo consigliate ai nostri amici dell'Accademia per fotografare i loro piatti? Guarda, io credo che ognuno ha il suo linguaggio e ognuno ha le sue passioni per gli obiettivi che ha. Il cibo di solito si fotografa con un obiettivo normale / piccolo tele, no? Il cibo. Però una storia, come stiamo raccontando adesso e così via, va eseguita con 35 mm, parliamo sempre full frame, eccetera, eccetera, come proiezione. Voglio dirti, dopo ognuno faccia la scalabilità di focali a seconda del sensore che ha. Però ecco questa, quindi se io racconto una storia, io andrei via con un 35 mm, no? Addirittura con una roba un po' più spinta, però voglio dirti almeno il 35. Se però voglio raccontare solo il piatto, il particolare della o il tovagliolo che ho, o il fiocco o i fiori che ho messo in tavola perché mi sono messo un mazzolino di fiori, vado con un medio tele. No. Quindi le foto che abbiamo visto scorrere, che avete fatto, sono state fatte con un medio tele. Sì, tutte quante quelle lì che vedi sono fatte con un medio tele perché sono foto fatte, a parte quelle dall'alto che possono essere fatte per ragioni di spazi, di diametri, di altezze, però queste sono fatte con un 120 mm macro sul medio formato e così via, insomma, cioè, o questa, certo. Questa a volte usiamo per dirti uno degli obiettivi, ecco, questo magari una piccola chicca per quanto riguarda, adoperiamo di tilt shift 90-85 mm a seconda che sia Canon o Nikon, perché ci aiutano un pochino nella messa a fuoco, no? E quindi questi tilt shift medio teli sono veramente eccezionali dal punto di vista dell'utilizzo, no? Questo, ecco, una piccola, per chi lo può permettersi, è un'ottica spettacolare. Certo, e invece per quanto riguarda la luce? Bravo, esatto, quello. Allora, per quanto riguarda la luce, di luce ce n'è tanta, bisogna saperla imparare a usare. In caso, ovviamente, la luce che c'è è sempre sbagliata di giorno, perché abbiamo luce diurna, luce in ombra diurna, e luce artificiale che può essere neon o dicroica, per cui insomma è così tanto il mischio di luci che la luce bella non c'è in casa. Allora bisogna cominciare a fare delle scelte, allora comincio a usare solo la luce della finestra in casa, quindi il piatto me lo porti vicino a una finestra, adoperi solo quella luce, spegni la luce al neon che hai lì in casa o la luce o i LED, voglio dirti. Adopri un pannellino di riflessione per portare un po' di luce in più dall'altra parte, opposto alla finestra, insomma ti metti sempre un pochino con la luce un po' dietro il soggetto, un po' in fianco, un po' dietro, mai alle spalle tue, no? Ecco, allora. Per dare volume bisogna creare un po' d'ombra, insomma bisognerebbe seguire un corso di fotografia, via. Ecco, questa sarebbe la prima cosa, no. No. Ti sembra giusto? No, nel senso che ci sono tutta una serie di piccole accortezze che poi diventano automatiche, come imparare ad andare in bicicletta. Se tu mi chiedi come si fa ad andare in bicicletta, ti dico devi mettere il pedale dietro l'altro, sembra tutto difficile, ma poi quando hai imparato è tutto semplice, è tutto facile, voglio dire. Paolo, posso farti una domanda anche a te, Sara, un po' che riguarda il passato. Vai. Adesso noi stiamo vivendo il coronavirus, però anni fa, nel 2005, qui in Italia, c'è stato Expo, no? Che riguardava tipicamente il cibo. E tu tra l'altro hai partecipato alla costruzione di un trittico di volumi per quanto riguarda appunto il cibo per Canon in questo caso. Io ti chiedo, questo Expo, questa grande kermesse di tante nazioni, ti ha lasciato qualcosa?
cosa. È riuscita ad arricchirti in qualche modo questa esperienza così internazionale? Ma guarda Mosè, a me è piaciuto tantissimo il clima di, come dire, vorrei dire pacifico, anche se non c'erano motivi ovviamente, però davanti a un piatto, se ci sediamo davanti a un piatto siamo tutti uomini, no? In pace, e quindi questo modo è stato molto, molto interessante vedere tutte queste culture messe insieme che convivevano nello stesso posto perfettamente. È stato bellissimo questo. Ok, e adesso un'altra curiosità, Franco, perdonami, oggi la allunghiamo un po', però... Vai. Una sua eccezione. Allora, io ogni tanto vado al ristorante, nel senso adesso non vado dai pentastellati, però insomma al ristorante. È cambiato un po' qualcosa, no? Nel senso che anni fa il cuoco e non lo chef era uno che veniva verso di me, si metteva un po' l'interno del naso, si puliva le grembiule, le mani, era un personaggio un po' pittoresco e rustico. Adesso lo chef è un divo, è un fotomodello, no? A questo è stato, c'è anche un cambiamento di comportamento davanti all'obiettivo, cioè questi figaccioni cuochi sono diversi anche davanti all'obiettivo quando li vai a ritrarre? No, non sono diversi, sono come le modelle. Ecco, quindi sono un po' vanitosi, no, se vogliamo. Mi raccomando, i capelli qui mettimeli a posto. No. Quindi sono diventati un po' dei modelli, sono diventati un po' vanitosi. Può togliersi il maglione, no? Il maglione me lo tengo così. No. Ho anche una curiosità, se me lo consenti. La post-produzione, quanto interviene nelle vostre fotografie? Allora, nelle nostre fotografie poco. Perché noi veniamo, almeno io vengo e ho trasmesso a Sara questo, dalla scuola della pellicola. Chiaro. Per cui per me il banco ottico 10-12. Banco ottico e via andare, voglio dire. Certo. No? E quindi bisogna che tutto sia a posto prima dello scatto. No? Quindi anche la logica con cui prepari. Poi ovviamente l'uso del digitale ti ha permesso di cambiare il modo di affrontare il lavoro, indubbiamente. Adesso guardi un po' meno in macchina e un po' di più lo schermo per vedere se è tutto a posto. Fatto questo, però, quando la foto è finita, l'intervento di post-produzione è un intervento funzionale della serie. È rimasto uno sporco sul piatto, lascia stare, non toglierlo perché diventa critico toglierlo, lo mettiamo a posto dopo. No? È più un intervento funzionale. Per quanto riguarda il 90% della fotografia, per quanto riguarda un altro 10%, che è quello che riguarda il packaging dei prodotti, lì è tutto finto, nel senso che è finto il prodotto, è finto, a volte si fotografano i mock-up, si fotografano prodotti finti, cioè abbiamo fotografato un cappuccino in una tazza di vetro, no, in un bicchiere di vetro, e la schiuma è rimasta perfetta tutto il giorno sul set. No, quindi voglio dirti, e poi nella post-produzione aggiungi il pezzo, dipende un po' dall'uso dell'immagine, ecco, alla fine. Però per un uso di immagine, diciamo, da social, chiamiamola così, da Instagram, non ha senso se non avere un preset a volte di filtri che ti aiutano a creare il tuo mood, un pochettino una vignettatura ai bordi, un po' di contrasto, ma che diventa più che una post-produzione, diventa il tuo stile colorimetrico, il tuo modo di rappresentare, bisogna cercarsela, ognuno certo. Si cercherà la sua. Ci sarà quello che lavora in toni chiari, vuole fare tutti i toni chiari con pochi contrasti, ci vuole quello invece che vuole fare tutto dark, con molti contrasti, colori accesi, cioè è una, come dire, è un'azione stilistica più che di trucco fotografico, ecco. Però si fa la stessa cosa che si fa con la pelle delle donne quando si fotografano, voglio dire, quindi i piccoli difetti si tolgono, no, ma difetti da un punto di vista proprio contingente, che ne so, se c'è rotta la crosta del formaggio la devi aggiustare perché non dovrebbe essere rotta, la aggiusti, ma non per falsificarla, ma perché dovrebbe essere così, dovrebbe essere aggiustata, però il campione che ti è arrivato è tutto quanto distrutto, per cui a volte lo devi ricostruire, ecco. Certo. Allora, per confermare questo, visto che è stato molto interessante, e la domanda e la risposta, la post-produzione può essere la tua firma in un certo senso? Può far sì, parte? Assolutamente sì. Una delle cose, vedi Mosè, ti faccio riflettere su questo, poi tu dovrai darmi una risposta, te faccio anch'io la domanda. Allora, io rispondo. Se sono... nel cibo manca il bianco e nero.
È vero. Nel cibo manca il bianco e nero, o meglio, c'è qualche tentativo ogni tanto di qualcuno di fare del bianco e nero, ma il bianco e nero è assente, perché non si riesce a scrivere una partitura corretta per il bianco e nero nel cibo. È una cosa che bisogna ricercare. Sì, ma sai, vedi, il discorso è questo, che il bianco e nero è, se posso permettermi, estremamente evocativo, no? Il bianco e nero ti fa guardare lontano, ti fa guardare diverso, ti fa guardare anche attraverso un retaggio antico, la televisione in bianco e nero, i film in bianco e nero, per cui è una storia che può essere anche diversa da quella che si vuole trasmettere, capisci? Questa è la realtà. E tieni conto che facciamo l'inverso, il cibo ha fatto poco parte della cultura del bianco e nero, ce n'è poco anche allora, cioè tu non troverai pochi scatti dei grandi maestri con del cibo. L'unica scena filmica che ti ricordi è quella di Alberto Sordi, no? Dice, di te, con gli spaghetti, ma ce ne sono. Ce ne sono alcune, ma non sono tante, voglio dirti. No. Un Camillo che mangia, eccetera, però voglio dirti, il cibo faceva parte poco anche di quella cultura, perché forse si mangiava anche meno, erano altri tempi, per cui, e poi il bianco e nero è estremamente evocativo, il bianco e nero è ideale, no? Cioè il vaporetto di Berengo è uno scenario ideale, uno scenario che vai a cercare te. Il cibo è intimo, è tuo, il cibo lo mangi, diventa una tua proprietà, diventa un tuo beneficio, e lì non si può tanto evocare, lì bisogna un po' tenere anche i piedi per terra, secondo me, ecco, questo è quanto. Sì, però insomma c'era questa storia che in qualche modo, no, secondo me nel momento in cui riusciamo a produrre anche del bianco e nero, innalziamo anche il concetto evocativo, come stai dicendo tu, del cibo. Certo, no? Tu lo puoi fare questo, infatti io ti suggerisco di sperimentare con Sara, litigate qualche volta sul bianco e nero, io te lo consiglio comunque, perché ad esempio, no, laddove devi prendere dei lavori, dei valori familiari di un tempo, no? Tu pensa, una colomba che c'era negli anni 50, no? Quando c'era Coppi e Bartali, per dirti, no? E tu prendi una bella signora con questa colomba, la fai in bianco e nero, riporti automaticamente quegli anni. Cioè, se vai a dei valori principali, a dei valori ancestrali che ha un prodotto, tu sicuramente col bianco e nero scateni i cuori, no? Certo. Ti faccio un esempio, la cioccolata liquida, non voglio fare pubblicità, voglio dire la cioccolata liquida, no? La mamma me la faceva, era bianco e nero. La mamma che mi faceva la merenda col pane spalmato era bianco e nero, perché vai automaticamente a quei tempi. Il problema del bianco e nero è che, allora, ripeto, altra cosa, quando noi lo vediamo ci piace, perché ci piace quell'Italia, ci piace quel periodo, ci piace, cioè, il bello anche questo, ci piacciono certe cose, e per cui è molto circoscritto lì, capisci? È molto circoscritto lì, secondo me. Questo, però io te lo consiglio, tu che sei un autore in questo caso, io ti faccio un complimento, ma che è una circostanza, che è anche una caratteristica, tu puoi tentare a fare qualcosa di questo genere. Tu ce la puoi fare, perché hai già sviluppato già un linguaggio molto forte nel colore, secondo me tu puoi tentare di sperimentare qualcosa, anzi ti invito a farlo. Adesso da apripista. Ma guarda che era una domanda a te, mica un compito per noi. Non sono io. Dai. Ma ti invito a sperimentare questo senso, è molto bello in realtà. In qualche ambito, veramente molto bello, nel senso che il bianco e nero comunque ti riporta un po' indietro, capito? Il bianco e nero ti fa le domande, chi sei, cosa fai, cosa vuoi, cioè. Per noi italiani, tu pensa al neorealismo, pensa al film neorealista, ce l'ho detto, pensa alla delle biciclette, no? Pensa ai soliti ignoti, pensa a queste cose qua, no? Pensa ai film di Monicelli, insomma, cioè, pensa a queste cose, per cui secondo me vai a toccare quel lato del cuore col bianco e nero, cioè, è inevitabile questo, per cui io ti invito a farlo, a essere da apripista in queste cose. Bene, qua. E allora prossimamente vedremo una storia in bianco e nero. Dai, bravo. Bene. Dai. È stato bello, dai. Assolutamente. Allora, io ringrazio Paolo e Sara, conto di avervi i nostri ospiti presso la nostra accademia, in modo tale che i nostri amici possano farvi direttamente delle domande. Ma invito, se devono portare tutti, dei biscotti, del vino, dei salami, però. Ma quello ci pensiamo noi, non ti preoccupare. Ci pensiamo noi. Poi invito tutti i nostri ascoltatori a abbonarsi alla nostra rivista Image Mag, di cui Mosè Franchi è direttore, come tutti sapete, e poi vi aspetto tutti a Treviglio. Quindi
un ringraziamento ancora e alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.